Una delle più tremende sciagure del lavoro che si siano mai verificate in Sicilia è avvenuta qui, nella miniera di zolfo di Gessolungo, a 3 chilometri da Caltanissetta. Questo è il teatro della tragedia. Un pesante silenzio grava ora sul riarso paesaggio. Qui, nelle viscere della terra, il Grisù ancora una volta ha colpito a tradimento. 8 i morti, 64 i feriti, 30 di loro accecati. Ora si ricercheranno le cause e le eventuali responsabilità. Tutto questo non ha più importanza per le madri, le mogli, i figli delle vittime. Siamo in Giappone. Non si tratta di una nube atomica, bensì di una coltre di fumo. È quella che grava immobile e oppressiva sulla città industriale di Sapporo. Lo smog è provocato dalle 150.000 ciminiere disseminate nella zona. L'enorme quantità di fuligine pone alle autorità dei grossi problemi, soprattutto sanitari. Specialmente i delicati organi della vista corrono seri rischi. Sono stati quindi istituiti appositi centri per un approfondito e razionale lavacro degli occhi. Sono passati i beati tempi in cui Madama Butterfly doveva scrutare l'orizzonte per veder spuntare un fil di fumo. A Viareggio pieno successo per il celebre corso mascherato. Tutto si è svolto nell'assoluta fedeltà ad un'ormai collaudata tradizione. Veramente alla vigilia c'era stata qualche preoccupazione, il tempo tendeva al bello. Fortunatamente tutto si è aggiustato. Al mattino della domenica, come è ormai simpatica consuetudine, una fitta coltre di nubi ricopriva la cittadina. Tra la generale soddisfazione c'è stata anche qualche spruzzatina di pioggia. Alcuni di questi carri sono talmente grandi che potrebbero contenere circa 40 persone. Potrebbero contenere, cioè, tutti coloro che ascoltano il terzo programma. Un produttore cinematografico americano ha offerto a Grace Kelly di interpretare un film su Bernadette. Amichevolmente esortiamo Grace a meditare su queste immagini che ci mostrano le spoglie mortali della fanciulla di Lourdes.